Benvenuti nel What's on my iPad. Inizio col dirvi che è del 2019, settima generazione, 32 giga e color argento. Eccoci, iniziamo il What's on my iPad. Spero che questo video possa esservi utile sia per capire che iPad vorreste e sia per scoprire delle nuove app. Iniziamo a vedere la schermata di blocco. È questa e in realtà l'ho fatta con un filtro di Instagram ed è su una mia pagina di Bullet Journal. Ecco la schermata principale dove ho inserito i widgets con il nuovo aggiornamento iOS 14, quindi ho l'ora e questo piccolo calendario, e qui invece ho inserito le batterie che sono visibili sia dell'iPad sia dell'Apple Pencil. E scorrendo ancora sotto c'è questa, e praticamente esce una citazione ogni giorno grazie all'app Motivation che ho scaricato. Qui ho selezionato di tenere sempre sulla schermata home tutti i widget, ovviamente quando l'iPad è orizzontale, perché in verticale non escono, e poi si può fare più qua in alto per inserirli. Qui sulla destra ho delle app principali, le chiamo così perché erano già installate praticamente e sono quelle che uso di più. Quelle che poi ho acquistato e scaricato sono Forest e GoodNotes, che mi servono per la scuola. Forest è un'app a pagamento, funziona soltanto in verticale. Viene usato per mantenere la concentrazione quando si deve studiare o fare compiti. Non solo questo, ma anche tutte delle attività che noi vogliamo fare entro un certo tempo e rimanere concentrati senza andare a vedere il telefono o qualcos'altro. Infatti si può impostare un certo tempo e piantare degli alberi e creare quindi una foresta giornaliera di alberi virtuali che sono a ricompensa dal nostro studio, e si ottengono anche delle monete che si vedono qua in alto. Invece poi c'è GoodNotes, l'app che uso di più per studiare, dove prendo appunti per l'università. Ho già fatto un video riguardo, secondo me è una delle app migliori per appunti, infatti è a pagamento, $8,99, e soltanto per Apple. E mi piace tantissimo perché è molto semplice prendere appunti qui sopra, si possono inserire anche delle foto, delle slide, e si può direttamente anche aprire un documento PDF oppure una foto o anche Word e scriverci sopra. Quindi bellissimo, soprattutto io che ho tantissime slide date dai professori, e poter scriverci sopra direttamente vicino a tabelle e foto. Eccoci alla mia seconda pagina, l'ho sistemata da poco, infatti ho creato tante cartelle qui in alto. Ho creato questa cartella che non sapevo bene come chiamare, alla fine le ho dato il nome di progetti, perché ho Pinterest per prendere ispirazione e cercare delle foto, sia da prendere come ispirazione per il bullet journal, sia per trovare dei nuovi sfondi. Ecco alcuni esempi di cose poi che ho anche già cercato. Ecco ad esempio questa, molto utile se volete trovare ispirazione per fare un titolo nei vostri appunti. Poi ho messo Keynote, che serve per fare delle presentazioni, e poi Zinnia. Questa app Zinnia è gratuita per l'iPad, però se volete aggiungere tante altre pagine dovrete pagare. Io la uso gratuitamente, si possono creare delle pagine di bullet journal virtuale, quindi potete fare il vostro diario oppure planner, infatti qua stavo creando un planner. Prendo anche tantissimi disegni e immagini che sono già all'interno dell'app, e quindi potete personalizzare il vostro diario in digitale, e penso sia una cosa bellissima se non volete averlo cartaceo. E poi ci sono tantissimi tipi di scritte. La cosa bellissima che poi ho scoperto è che potete selezionare un disegno che è già dentro e fare copia, e diventa un adesivo che poi si può andare ad incollare sulla vostra app di GoodNotes, proprio per abbellire i vostri appunti. Infatti, facendo appunto incolla, potete mettere degli adesivi. Ho creato quest'altra cartella che è per i libri, quindi ho l'app di Kindle e quest'app di Grazia del giornale. Poi la cartella film e serie con Netflix e Amazon Prime. La cartella shopping per lo shopping online, quindi Amazon non poteva mancare.
e poi c'erano queste due app già dentro, Apple Store e iTunes U. Questa cartella di YouTube con ovviamente YouTube e anche YouTube Studio per vedere dati sul mio canale. Questa cosa è un po' di cose generali che erano già installate e non uso mai. Qui poi ho cercato di dividere le app per colore, infatti ho fatto prima quelle azzurre e blu, sotto rosse e infine questa verde. Queste blu sono Calm, che serve per rilassarsi praticamente, solo che tante funzioni sono a pagamento, quindi la uso poco. Shazam, che è per scoprire la musica. TikTok, anche se sull'iPad non la uso quasi mai. Booking, che è per ovviamente prenotare le vacanze. Zoom mi è servita per l'università e gli esami, per le videochiamate. iFont è un'app per scaricare di nuove font, quindi nuovi tipi di scritture da usare su altre app come GoodNotes, o se no anche Pages, che è già installata e non a pagamento. Ultimamente con l'aggiornamento di iOS 14 però ha dato un po' di problemi, quindi adesso non funzionano più i font che avevo. Spero si risolva. Photoboot era già dentro, sempre per farsi le foto. Questa è Kiro, è la mia app dell'università. Instagram sull'iPad non la uso quasi mai. Duolingo, molto carina per imparare le lingue. Questa è Color Widgets, è l'app che ho usato per inserire appunto il widget del calendario. E questa è l'app invece Motivation, che fa uscire tante citazioni praticamente in inglese. E potete leggerle appunto facendo lo swipe. Questa terza pagina ha tantissime app per prendere appunti, ma in realtà non le uso normalmente. Diciamo che le ho scaricate soprattutto per parlarne e fare la presentazione su TikTok, visto che faccio tantissimi video riguardo alle app e all'iPad. Un'altra sezione ancora in cui ho diviso sempre le app per appunti. Bene, diciamo che questa presentazione su tutte le app che ho è finita. E se volete vedere qualche video su delle app in particolare, scrivetemelo nei commenti. Spero vi sia piaciuto e sia stato utile, e iscrivetevi al canale per vedere altri video sull'iPad e sulla scuola in generale. Ciao!